Cari amici di Light Channel Italia, buongiorno e benvenuti nuovamente a questo episodio sullo studio delle sette trombe di Apocalisse e andremo quest'oggi a valutare insieme la sesta tromba. Abbiamo visto precedentemente la caduta dell'impero romano di Occidente, seguita poi da quella di Oriente, e abbiamo constatato anche la tempistica delle profezie bibliche per quelle che sono le date e i giorni che il Signore prestabilisce per certi eventi, cose che ci fanno confermare la veridicità del testo, ma andiamo a vedere ancora di più qual è la sesta tromba e quali sono i dettagli importanti per noi oggi. Grazie Sergei di essere qui con noi, ti diamo la parola per la spiegazione della sesta tromba. In our previous presentation, we have found how the eastern part was destroyed by the sixth trumpet. Nella nostra presentazione precedente abbiamo visto come l'impero romano di Oriente è stato distrutto. And also we have found how long was the timing of this war upon the Europe. E abbiamo visto quanto lungo è stato questo periodo, questo guaio che ha colpito l'Europa. But very interesting thing that in previous chapter the war is not finished yet. Ma la cosa interessante da notare è che nel capitolo precedente, il guaio non è terminato. Verse 20 in chapter 9 and 21 Il versetto 20 e 21 del capitolo 9 when it says that by this tree the people will be killed by the smoke, by the fire and by the brimstone. quando dice che gli uomini saranno uccisi dal fumo, dal fuoco e dallo zolfo. Verse 20 and 21 give us an explanation. Versetto 20 e 21 ci danno una spiegazione. Bible says, and the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands. That they had should not worship devils and idols of gold and of silver and of brass and stone and wood, which can see, not hear, not walk, neither repent there in their murderers, not in their sorceries, neither in their fornication, neither in their thieves. Il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvidero ancora dalle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né udire, né vedere, né camminare. Verse 20 and 21 says that the rest of the people. Il versetto 20 e 21 ci racconta che il resto della gente That means that there are still rest of the people that are remaining on the to be hurted by this trumpet and this woe. ci dice che il resto degli uomini sono ancora lì per poter essere danneggiati da questi guai e da queste trombe. Remember, this is the second woe. Ricordatevi che questo è il secondo guaio della sesta tromba. In chapter 11, verse 14, Nel capitolo 11, versetto 14, verse says, the second woe is past, behold, the third woe comes quickly. il versetto dice: il secondo guaio è passato ed ecco presto viene il terzo guaio. So that means that only in chapter 11, verse 14, we see the finishing of the second woe. Ciò vuol dire che il secondo guaio inizia al suono della sesta tromba, ma finisce alla fine del capitolo 11. Come How this happens? questo avvenne? We have studied with you in previously that when there is a trumpet is a warfare. Abbiamo studiato insieme che quando vi è una tromba vi è una guerra, uno scontro. But when there is a war, Ma quando vi è un guaio, it is against the man of sin, the son of perdition. ciò è riferito contro il figlio della perdizione. And it is also against the people who makes wrong decrees. Ed è anche contro la gente che compie decreti sbagliati, To persecute the people. affinché vengano perseguitati. And we have found that this was the papacy in that time. Abbiamo trovato essere il papato all'epoca.
Now, in this chapter 11, God is giving us a small description of how this might happen. In questo capitolo 11, il Signore ci dà una piccola descrizione di come questo può avvenire. And it's also going to tell how the papacy is going to receive the deadly wound. E ci dice come il papato riceverà la ferita mortale. So, if you go to the Bible, I would like to read with you chapter 11, starting with verse 2. Iniziamo dal versetto 2 del capitolo 11. The Bible says, but the court which is without the temple, leave out and measure not, for it will be given to Gentiles, and to the holy city shall be treated underfoot 42 months. Ma tralascia il cortile che è fuori dal tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa città per 42 mesi. 42 months, here it says. 42 mesi. We already identified with you that one month has 30 days. Abbiamo già identificato che ogni mese ha 30 giorni. And if we multiply 42 by 30, e 42 moltiplicato per 30, we come to the time 1260 days. Otterremo 1260 giorni. And we already identified that this can be fulfilled only directly to the papal Rome. Abbiamo già identificato che questo è correlato alla lunghezza del periodo papale. And the verse 3 is also giving the same approval. Il versetto 3 ci dice la stessa cosa. And I will give power unto my two witnesses that they shall prophesy, and thou shall send 203 score days clothed in sackcloth. Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. So we find the same amount of time, 1260. E quindi troviamo la stessa quantità di tempo, 1260. Which is saying that God will allow for his two witnesses to preach and to speak. Che ci dice che il Signore permetterà ai due testimoni di predicare. The two witnesses here describes are the Old and the New Testament. I due testimoni qui descritti sono l'Antico e il Nuovo Testamento. Actually, in the Bible, the word witness is always referred to his word that is telling the message. Perché nei testi biblici spesso troviamo la correlazione tra testimone e la sua parola. Because in verse 3 says that these are the two olives. Perché il versetto 4 ci dice che questi sono i due olivi. And two candlesticks. E i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. The olive trees and the candlesticks, they always referring to the Bible. Gli olivi e i candelabri sono sempre riferiti alla Bibbia. For example, in Psalm 119, verse 105, per esempio nel libro dei Salmi 119, versetto 105, the Bible says, "Thy word is a lamp unto my feet." La Bibbia dice, la tua parola è una lampada al mio piede. So the candlestick or the lamp, it is the word of God. Quindi il candelabro o la lampada è la parola di Dio. And in that time we have the Old and the New Testament already written for. E all'epoca avevamo già la Bibbia come Nuovo Testamento e Antico Testamento. But why the Bible says it is going to be prophesying in the sackcloth? Perché la Bibbia dice che profetizzerà vestita di sacco? The sackcloth in the Bible is always representing the suffering time or the time of not having a freedom or saying something freely. Essere vestiti di sacco nella Bibbia rappresenta il cordoglio, la difficoltà di non poter predicare liberamente un qualcosa. Also, it is a time of sacrificial life. Rappresenta anche un periodo di sacrificio. So that's why they're enduring this 1260 years. Ecco perché durante questi 1260 giorni the word of God has passed through hard times. La parola di Dio è passata per periodi molto difficili. Old and the New Testament was taken from the people. L'Antico e il Nuovo Testamento è stato preso, portato via dalla gente. The people were forbidden to read the Bible. Alla gente veniva vietato di leggere le scritture. So there was not really good access to have a Bible in your home. E quindi non vi era un accesso così facile alle scritture. That's why the Bible says that they will be in a sackcloth. Ecco perché la Bibbia dice che saranno vestiti di sacco.
But the Bible says in next verses, ma nei versetti successivi la Bibbia dice, in verse 7, versetto 7, that when they shall have finished their testimony, e quando avranno compiuto la loro testimonianza, that means that this 1260 years when they were living in such a circumstances of being a testimony, vuol dire che quando avranno compiuto questo periodo di testimonianza di 1260 anni nel quale sono stati vestiti di sacco, the verse 7 says a beast shall ascend out of the bottomless pit, shall make a war against them and shall overcome them and kill them. La bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. So the Bible says that after this 1260 years there will come a time when there is a beast is going to come and kill them. La Bibbia ci dice che dopo questi 1260 giorni verrà una bestia che li ucciderà. That means if until now they were under the hard way of preaching, now it is stopped for a while. Se fino ad ora erano sotto una condizione di difficoltà nel predicare, ora viene proprio fermata la predicazione. Now, who is this beast coming from the bottomless pit? Chi è questa bestia che viene dall'abisso? Well, in the Bible, it in verse 8 is giving us an explanation. We don't have to guess too much. Nel versetto 8 ci viene spiegato. Verse 8 says, and their dead bodies shall lie in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. I don't remember in the Bible Jesus to being crucified at Sodom. Non ricordo che Gesù sia stato crocifisso a Sodoma. Or either in Egypt. O in Egitto. But here the Bible is giving a clue, says this is a spiritual understanding. Ma la Bibbia qui specifica che è spiritualmente. That means in the last days there will be a city. Spiritualmente una città. Where this beast is going to come up from. Da dove questa bestia verrà. That will have principles of Egypt and Sodom. Che avrà dei principi dell'Egitto e di Sodoma. And because they have these principles of Egypt and Sodom. E perché avranno questi principi dell'Egitto e di Sodoma? They will attack and kill the word of God. They will try to destroy it. Attaccheranno e distruggeranno la parola di Dio. Now, which is that city or that beast? Qual è questa città o questa bestia? Actually, a beast in the Bible represents the kingdom. Sappiamo che nella Bibbia la bestia rappresenta un regno. You can find this out in the book of Daniel, chapter 7. E nel capitolo 7 di Daniele potete trovare questa cosa. But who is this kingdom that has principles of Sodom and Egypt? Ma chi è questo regno che ha i principi di Sodoma ed Egitto? First we have to identify what is the basic theology, what is the basic teaching of these two main cities mentioned here. Qual è la teologia, l'insegnamento di queste città a cui citate? So if you have your Bibles, let's go with me to the book of Jude. Se avete le vostre Bibbie, seguitemi nel libro di Giuda, poco prima dell'Apocalisse. Let's find out when the Bible is talking about the Sodom, what kind of description it can give us to. Quando la Bibbia parla di Sodoma, quale tipo di descrizione ci può dare? Jude chapter 1 verse 7. Giuda capitolo 1, l'unico capitolo in Giuda, versetto 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them that like manner given themselves over the fornication and going astray strange flesh and set forth for an example suffering of vengeance of eternal fire. Proprio come Sodoma e Gomorra, le città vicine che nello stesso modo di costoro si erano abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio subendo la pena del fuoco eterno. The Bible is saying us that Sodom was connected with the fornication. The people are doing a lot of fornication in this city. La Bibbia ci dice che la città di Sodoma era correlata alla fornicazione. So if there is going to come a beast or a nation or a kingdom, quindi se verrà una bestia o una nazione, un regno, in these days to come go against God's word, affinché vada contro la parola di Dio, they will have principles of fornication. The country will be full of fornication going on. Il paese dovrà essere pieno di fornicazione. But why Egypt? Ma perché l'Egitto? Egypt has two very interesting principles.
L'Egitto ha due principi interessanti. In the book of Exodus, chapter 5, nel libro di Esodo, al capitolo 5, I want you to find out what is the principle of Egypt. Voglio che possiate scoprire qual è il principio dell'Egitto. What is the teaching of Egypt? Qual è l'insegnamento dell'Egitto? Exodus chapter 5, Esodo capitolo 5, verse 1 is starting that Moses and Aaron goes to Pharaoh. Dopo questo Mosè ed Aaronne andarono dal faraone. They want to ask him to allow God's people to come out of Egypt. Per chiedere al faraone di permettere l'uscita del popolo di Israele. So in verse 1 they say, let my people go and they may hold the feast unto me in the wilderness. Lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. And verse 2 gives us a clue. Il versetto 2 ci fa capire. And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Ma il faraone rispose, chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò andare Israele. He's questioning, who is the Lord? E lui sta domandando, chi è questo Dio? I don't know any other God. Io non conosco alcun altro Dio. I don't know this kind of God. Non conosco questo tipo di Dio. These kind of principles only can be affiliated or associated with the people who are atheists. Questo tipo di principio può essere affiliato e associato solo alle persone che sono atee. They said we don't believe in God, who is God? We don't le quali know dicono, God. Noi non conosciamo alcun Dio, chi è Dio? So that's why he's saying, I don't know who is God. Ecco perché lui dice, non so chi è questo Dio. The principles of atheism. Questo è il principio dell'ateismo. But that's not all about Egypt. Ma non è tutto riguardo l'Egitto. In chapter 7 of Exodus, al capitolo 7 del medesimo libro, verse 22 we'll find one other thing that Egypt has in abundance. Al versetto 22 troveremo un'altra cosa che l'Egitto ha in abbondanza. And the magicians of Egypt did saw their entertainments, and Pharaoh's heart was hearkened, neither did he hearken them as the Lord has said. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, e il cuore del faraone si indurì, ed egli non diede loro ascolto come l'Eterno aveva detto. The second thing of Egypt is magicians. La seconda cosa dell'Egitto è la magia. Contemporary word for that it would be spiritism. La parola contemporanea per questo sarebbe lo spiritismo. So Egypt has two main principles. E quindi l'Egitto ha due principali principi. They have atheism. Hanno l'ateismo. And they have spiritism. E ha lo spiritismo. And also we find out that there is a Sodom included in the context of this beast coming from the bottomless pit. E troviamo che questa bestia che sale dall'abisso ha un concetto anche di Sodoma. It is the principle of fornication. E questo è il principio della fornicazione, dell'adulterio. So which country is that? Qual è questo paese? That are coming after the persecution of the papacy, after this 1260 years. Che viene dopo la persecuzione del papale dei 1260 anni. They are coming into a scene. E viene nella scena. As a country that is propagating the fornication. Come un paese che promuove la fornicazione. They're propagating atheism. E promuove l'ateismo. And also propagating spiritism. E anche lo spiritismo. Well, very knowing the history is that in after this 1260 years. Beh, è molto noto nel corso della storia che dopo questi 1260 anni. Which starts in 538. Che iniziano, come dice il testo, dal 538. And finish in 1798. E finiscono nel 1798. Around this time in Europe comes atheistic France. Ed è attorno a questo periodo di tempo che arriva la Francia atea in Europa. And they have all these principles told here we found until now. E hanno questi principi che abbiamo menzionato qui. This atheistic France, they have been going against God's word. Questa Francia atea è andata contro
la parola di Dio. I think you have heard about the French Revolution. Avrete certamente sentito parlare della rivoluzione francese. When in one day they have burned Bibles in the main street of Paris. Quando bruciarono le Bibbie nelle vie principali di Parigi. The Bible says in the book of Revelation. La Bibbia ci dice nel libro dell'Apocalisse that even how long is going to be the persecution against God's word. Quanto tempo durerà questa persecuzione contro la parola di Dio? In chapter 11 we go back. Sempre nel capitolo 11 we can find starting from verse 9 cominciando dal versetto 9. And they of the people and of the kindred and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half and shall no suffer their dead bodies to be put in graves. E gli uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano deposti nei sepolcri. 3 and a half days. 3 giorni e mezzo. If we transport this in the prophetic time, nel tempo profetico questo equivale we find 3 and a half years. A 3 anni e mezzo. During the 3 and a half years, durante questi 3 anni e mezzo, in France there was a persecution against the Bible. In Francia vi era una forte persecuzione contro le Bibbie. They were teaching all fully against the existence of God. E insegnavano completamente contro l'esistenza di Dio. And they were fully teaching against the some moral principles. E contro i principi morali. And the fornication and spiritism were very much developed during these 3 and a half years. Ed ecco che la fornicazione e lo spiritismo si svilupparono durante questi anni. But that was not enough. Ma questo non era tutto. But God says that he allows these people to come up. La Bibbia dice che il Signore ha permesso che queste persone vengano in scena. As a Turkish empire. Come l'impero turco. Which have destroyed the eastern side of Rome, che ha distrutto la parte dell'impero romano d'Oriente, to put an end of the papacy rulership in Europe, affinché si potesse fermare il governo papale europeo. In 1798, nel 1798, Napoleon has sent his general Berthier. Napoleone manda il suo generale Berthier to take in prison. The Pope Pius II. Affinché prenda il Papa e lo porti in cattività ad Avignone. And that's why that was how the papacy was receiving the deadly wound. Ed ecco come il papato ha ricevuto questa ferita mortale. And this was the time when that was finished the prophecy of 1260 years. E questo è proprio il periodo temporale nel quale si concludeva quella profezia dei 1260 anni. 1798. 1798. The papacy received a deadly wound. Ferita mortale. They cannot control anymore the Europe. Non hanno più controllo sull'Europa. Now from now on nobody cares what they say. Da ora in poi nessuno si preoccupa più di che cosa dice il papato. They lose the authority to dictate and to tell what to do. Hanno perso quindi l'autorità del potere temporale di dire che cosa si debba fare. And the atheistic friends came up as now being promoting and teaching spiritism, atheism and fornication. Ed ora abbiamo la Francia atea che promuove lo spiritismo, l'ateismo e la fornicazione. That's why the Bible says in verse 14. Ecco perché la Bibbia nel versetto 14 ci dice: The second woe is past and behold the third woe comes. Il secondo guaio è passato ed ecco presto viene il terzo guaio. This is the way how the Eastern Rome was fully destroyed. Questo è il modo nel quale l'impero romano d'Oriente venne completamente distrutto. By the Ottoman Empire. Per mezzo dell'impero ottomano. And how the papacy in the West, which came up. E come il papato che era presente nell'impero romano d'Occidente. Was destroyed by France or atheism and spiritism. Venne distrutto da quello che è stata la Francia, l'ateismo e lo spiritismo. Again we find out how beautifully the Lord has arranged the prophecy. Ancora una volta troviamo la meraviglia delle profezie bibliche, come il Signore le abbia coordinate. Of course today we don't find France as being atheistic and teaching their rules over the world. Certamente oggi non abbiamo più la Francia che insegna
questo tipo di cose nel mondo intero. God has allowed this revolution to happen for a short period of time. Il Signore ha permesso che questa rivoluzione avesse luogo per un certo periodo di tempo. So that it might stop the leaders of Europe who were led by papacy. Affinché potesse muovere i leader europei che erano guidati dal papato. And the Bible says and verse 11. E il versetto 11 ci dice: After 3 days and a half, the spirit of life from God entered in them, and they stood up on their feet, and great fear fell upon which saw them. Ma dopo 3 giorni e mezzo, lo spirito di vita che procede da Dio entrò in loro, essi si alzarono in piedi, e un grande spavento cadde su coloro che li videro. After the French Revolution, dopo la rivoluzione francese, after the Bible was fully destroyed, dopo che si riteneva che la Bibbia era completamente distrutta, burned in the streets of Paris, bruciata nelle vie di Parigi, the Bible says after that God gave them the Spirit again. Dopo questo il Signore diede loro lo Spirito ancora. It is very interesting that in the beginning of 1900s. È interessante notare che all'inizio del XIX secolo we find a great development of printing the Bible in the whole Europe. Troviamo uno sviluppo incredibile nella stampa delle Bibbie in tutta Europa. The people wanted to have the word of God, they were thirsting for it. La gente aveva la sete della parola di Dio. Now the word of God was freed. And you open to read. Ora la parola di Dio era libera e aperta alla lettura. And the people could understand what God wants from them. E la gente poteva in questo modo comprendere la volontà di Dio per loro. Together with you are going to study now in the next presentation about the third woe or the seventh trumpet. Insieme a voi nella prossima presentazione studieremo il terzo guaio o la settima tromba. I hope you have enjoyed about the presentation on the sixth trumpet. Spero vi sia piaciuta e abbiate gradito la presentazione della sesta tromba. If you have some more additional question, you can contact us. Se avete maggiori domande in merito potete contattarci. And we will try to give you a proper answer. E cercheremo di rispondere ai vostri quesiti. God bless you, see you next time. Che il Signore vi possa benedire e ci vediamo alla prossima puntata.